È stato firmato questa mattina il protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e l'Automobile Club di Napoli sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, un accordo che vede i due enti impegnati per la riduzione dell'incidentalità, sensibilizzando al rispetto delle regole ad una mobilità responsabile e che promuove interventi per il miglioramento della circolazione e di incentivazione all'uso del trasporto pubblico. Abbiamo la necessità di avere un approccio molto tecnico ai temi della mobilità e anche questa collaborazione con l'ACI è molto importante perché ci consente di avere dati e informazioni di cui abbiamo molto bisogno. Questo ci consentirà poi di fare delle scelte appropriate per quanto riguarda il lungomare in maniera tale da ovviamente massimizzare la chiusura del lungomare, però compatibilmente con quelle che sono le esigenze del traffico. Responsabilmente vogliamo collaborare con il Comune proprio per risolvere gli annosi problemi della mobilità a Napoli. Intanto saranno messe in campo azioni di informazione alla cittadinanza che subiva provvedimenti del traffico come in un regno come dei sudditi, quindi non c'era una buona informazione, non c'era una sensibilizzazione sui temi della mobilità, della transizione ecologica, ma anche sui diritti dei cittadini che non sono avulsi dai doveri. Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo con il sindaco Gaetano Manfredi ed il presidente di ACI Napoli Antonio Coppola, presenti anche gli assessori all'ambiente e alla polizia locale Paolo Mancuso e Antonio De Jesu. Napoli sta per entrare nel patto dei sindaci che prevede un abbattimento radicale delle emissioni di CO2. È necessario quindi intervenire con grandi misure sulla mobilità e anche sul parco macchine che in questa città è particolarmente vetusto. L'attività della Polizia Municipale, degli agenti della Polizia Municipale, secondo la mia visione deve essere più mobile sul territorio. Bisogna dare dei percorsi di lavoro al personale che è su strada sulla base delle criticità di ogni quartiere. Orientare la Polizia Municipale nel controllo di aree dove statisticamente è più rilevante il numero degli incidenti, ma anche investire in tecnologia, si parla sempre di altri paesi più evoluti, l'investimento in tecnologia è fondamentale.